Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi primo video della tipologia pillole creative. Vi spiego in primis cosa sono. Sono dei video delle idee creative simil tutorial, perché vi spiegherò come si realizza il design e vi mostro anche le altre alternative per creare i vari progettini partendo sempre da un'incastonatura base. Vi ho già parlato di questa idea nel mio ultimo tutorial dell'incastonatura quadrata realizzata con la tecnica del White Angle Weave. Se vi siete persi quel tutorial, ve lo linko qui nelle schede, qui in sovraimpressione. Per realizzare appunto questo nuovo design sono partita proprio da questa incastonatura qui, di due rivoli da 14 mm, e ho realizzato questo bracciale. Ho creato questo bracciale realizzando appunto due incastonature con la tecnica del White Angle Weave, incastonando questi due rivoli da 14 mm in questa bellissima tonalità e poi ho giocato un po' di fantasia. Innanzitutto in questo caso qui ho utilizzato il filo armonico, vedete? È un bracciale senza chiusura con il filo armonico. Le due incastonature centrali. Poi ho aggiunto anche questo spezzone di spirale realizzata con la tecnica del peyote guida twist knot crochet e poi varie perle, cipollottini per dare questo effetto davvero luminoso. In dettaglio la spirale misura esattamente 19 cm, l'ho realizzata in questi bellissimi colori del Celion, della pesca e dell'argento. E poi alle due estremità, come vedete, sia in questo caso che nell'altro, ho inserito queste due piccole gocce all'interno della spirale per appunto per chiudere la lavorazione in questo modo. Mi piace davvero tanto. Non volevo inserire delle coppette in metallo, preferivo un tocco luminoso e quindi ho optato per queste due goccine in questa bellissima nuance rosa trasparente. Il filo armonico passa proprio all'interno della lavorazione, sia della spirale sia appunto delle incastonature. Vedete, non so se riesco a mostrarvi, però poi dopo vi mostrerò in dettaglio come si fa, è davvero semplicissimo. Basta passare il filo armonico all'interno della lavorazione perché le crocette, come vedete, c'è un piccolo spazietto e io ho utilizzato appunto questo piccolo spazietto per far passare all'interno il filo armonico. E per andare a realizzare questo stupendo bracciale, ve lo mostro anche indossato ed eccolo qua. Questo è l'effetto indossato, mi piace davvero tanto perché è molto luminoso e mi piace anche il fatto che non segua appunto una struttura, ma da questo lato qui è più luminoso, da quest'altro invece c'è poi la spirale. Mi piace questo effetto, questo gioco, questo bracciale davvero particolare. Ovviamente possiamo realizzare anche altre versioni di questo bracciale, invece di quattro fili possiamo realizzarlo a due fili utilizzando una sola incastonatura con dei cipollotti oppure tante incastonature alternate a dei cipollotti per avere sempre dei bracciali differenti tutti tra di loro. Per chi effettivamente fa dei mercatini sono davvero facilissimi da realizzare, basta soltanto incastonare con la tecnica del White Angle Weave e poi combinare e fare sempre dei bracciali particolari estivi da vendere al mercatino. Sono delle idee davvero molto carine da realizzare. Invece di utilizzare il bracciale armonico, possiamo utilizzare anche il cavetto in acciaio rivestito in modo da realizzare dei bracciali morbidi e non a molla come in questo caso. Vedete, questo risulta a molla come vi dicevo prima. Invece, se inseriamo all'interno un cavetto d'acciaio rivestito, il bracciale è morbido e dopo è un bracciale che occorre anche una chiusura degli anellini. Quindi sta a voi sperimentare anche per quanto riguarda il cavetto d'acciaio rivestito. Sicuramente verranno delle versioni davvero molto carine. Per esempio, due fili di cavetto d'acciaio rivestito e sempre con diverse incastonature alternate a dei modulini o delle perle, a delle perle Pandora, perché no? Qualsiasi cosa, anche dei charms per fare anche degli effetti più carini e divertenti con dei charms appesi. Possiamo davvero fare tantissime tantissime varianti, possiamo davvero sbizzarrirci e scegliere appunto se realizzare dei bracciali con chiusura o senza chiusura. Io comunque l'idea di utilizzare il filo armonico l'adoro anche perché non bisogna pensare effettivamente alla lunghezza del bracciale, per chi ha un polso più piccolo, un polso
corso un po' più grande, imponente come in questo caso. Possiamo davvero fare tantissime varianti e anche smaltire tutte le varie perline e perlozze che abbiamo accumulato in questi anni, da perlinatrici seriali proprio. Quindi possiamo davvero sbizzarrirci. Ah, un'altra idea è anche quella di realizzare diversi segmenti di spirale. In questo caso io ho utilizzato il peyote guida twist no crochet, voi tranquillamente potete utilizzare anche l'herringbone, la spirale cellini per avere degli effetti ancora più carini, o anche una spirale realizzata al crochet per chi è veloce con l'uncinetto, o altre tecniche di tessitura. Possiamo davvero sbizzarrirci e fare dei piccoli segmenti anche con tante tecniche di tessitura, con diversi tipi di tecniche, e realizzare vari segmenti per avere degli bracciali ancora più particolari, tante versioni differenti, tutte diverse uno dall'altro. E il risultato risulta davvero pulito e lineare, senza aggiungere gancetti o anellini vari, utilizzando appunto questo piccolo foro per passare poi il filo all'interno della lavorazione. Ho aggiunto solo in questo caso qui delle rocaille 110 per appunto per non mostrare il filo, e poi ovviamente cipollotti, perle in queste tonalità del rosa, bianco trasparente e bianco lattiginoso, anche qualche cipollotto un po' più grande. Ho giocato un po' con questi cipollottini. Ho scelto questi colori perché non ho trovato dei cipollotti della stessa tonalità delle rocaille 110, appunto sono salmone e questo color celery, non li ho trovati, e quindi ho optato appunto per questi colori, che davvero il risultato non mi dispiace perché lo rendono davvero molto luminoso, davvero molto molto carino. Io poi ho un polso davvero imponente, però per chi diciamo ha un polso standard la lavorazione va a stringersi un pochettino in questo modo. Risulta davvero un bracciale molto comodo da indossare, perché appunto è senza chiusure, poi è davvero molto carino ed estivo, tutto bello colorato. Poi adoro questi bracciali grandi e vistosi. Questo è come si presenta appunto il filo armonico, vedete, tipo una molla. Invece di utilizzare appunto questo filo armonico, possiamo utilizzare anche un cavetto d'acciaio rivestito. Io ho questo qui della Bidlon, mi trovo davvero molto bene con questo cavetto, realizzo sia collane sia appunto bracciali. In questo caso qui vedete com'è il filo, è sempre resistente come filo. In questo caso qui però bisogna aggiungere appunto terminali e schiaccini per appunto creare l'asolina che poi ospiterà il salvafilo e poi ovviamente l'anellino con il moschettone per appunto creare un bracciale. L'idea è davvero molto carina, perché poi stesso discorso, basta infilare all'interno della lavorazione, vedete, in questo modo. Poi utilizzare un altro filo che va parallelo dall'altra parte, poi che ne so, inserire delle perle, delle placchette oppure delle perline per realizzare dei bracciali davvero carini e estivi. Stesso discorso anche con il filo armonico. È ancora più semplice col filo armonico perché il filo è rigido, quindi basta soltanto, vedete, infilarci all'interno della lavorazione e poi andare anche in questo caso a inserire delle perle, dei cipollottini, qualsiasi altre cose, anche delle piccole pandorine, dei piccoli segmenti di spirale realizzata anche al peyote guida twist no crochet come in questo caso, oppure anche dei segmenti di spirale realizzati con altre tecniche di tessitura, e potete ottenere davvero tante versioni, tutte particolari e differenti, di bracciali estivi. E per chi realizza dei mercatini, io la trovo un'idea davvero davvero carinissima per presentare dei bracciali di effetto, perché sono davvero carini e poi sono di effetto, di impatto, e contenere anche i prezzi, perché appunto un'incastonatura di un Rivoli, che può essere di vetro o anche di Swarovski, poi delle perle, dei cipollotti, dei piccoli segmenti di spirale, ed ottenere dei fantastici risultati.
Un piccolo appunto per quanto riguarda la spirale realizzata con la tecnica del peyote guida twist no crochet. Questa spirale misura esattamente 19 cm appunto per realizzare il bracciale. E per quanto riguarda la trama di questa spiralina, vi lascio qui in sovraimpressione la foto della fascia iniziale per realizzare appunto questa trama alternata col cellion, con il salmone e l'argento. Per chi già conosce la tecnica del peyote guida twist no crochet sa benissimo che per realizzare una spirale con questa tecnica bisogna iniziare una fascia al peyote. Quindi vi lascio l'immagine di questa fascia al peyote iniziale, in modo che se volete replicare questa spiralina con questa trama alternata potete tranquillamente farlo seguendo questa foto che adesso vi metterò qui in sovraimpressione. Non ve lo mostro adesso perché ho già fatto un video tutorial con questa tecnica, il video tutorial della coppetta Memole, che ve lo lascio qui sempre in sovraimpressione. In quel tutorial lì però io effettuavo anche delle diminuzioni appunto per creare la coppetta Memole. In questo caso non dovete effettuare delle diminuzioni ma andare avanti con la lavorazione e creare appunto la spirale, che quindi vi rimando al tutorial della coppetta Memole. Io spero che questa idea creativa sia stata di vostro gradimento. Scusatemi se non ho appunto mostrato passo passo i passaggi, però credo che sia davvero un'idea semplice e intuitiva. Aspetto la vostra opinione per quanto riguarda il bracciale e aspetto anche la vostra opinione per quanto riguarda se vi piacciono questa tipologia di video. I prossimi pillole creative cercherò appunto di registrare anche dei videoclip e di inserirli all'interno del video, e per mostrarvi al meglio l'esecuzione del progettino in questione. In questo caso era davvero molto semplice e anche scontato farvi vedere appunto passo passo, perché basta soltanto un filo armonico o un cavetto d'acciaio rivestito, alternare le incastonature con i cipollottini o delle spirali e creare il vostro bracciale estivo. Il primo video di pillole creative termina qui, spero che questa idea creativa sia di vostro gradimento, io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuovi video. Ciao ragazze!